Da soli non si è nessuno, è solo un lavoro di squadra. Io ho accanto a me tantissimi collaboratori che mi danno una mano e mi fanno veramente, mi fa molto felice questa cosa, perché vuol dire che c'è una partecipazione attiva da parte di tutta la categoria. Oggi vedere tante persone, vedere un argomento così importante come le malattie cardiovascolari tempo dipendenti trattate in questa maniera da grandi professori universitari e docenti universitari, ci ha permesso anche di ottenere un risultato, quello di arrivare ad essere formati ma mantenendo quello che è la normalità e l'umanità delle cose, quindi la prevenzione al primo posto. Sì, un giorno molto importante. Diciamo che queste iniziative di fatto rinforzano, alimentano quello che è un progetto che in provincia di Arezzo è già forte, il progetto Arezzo Cuore. I cittadini aretini ancora una volta si dimostrano forti nel contrastare l'arresto cardiaco. Ma gli ultimi numeri, che di fatto le ultime statistiche, parlano di circa 40.000 persone formate e abilitate all'uso dei defibrillatori, quindi sono veramente tante considerando 350.000 persone della provincia d'Arezzo. L'arma vincente è la tempestività. Più defibrillatori sono presenti nel territorio, più persone formate e informate della presenza dei defibrillatori ci sono, più persone riusciamo a salvare tutti insieme.